Si è appena conclusa la 100ª edizione a Tre Valli Varesine, siamo qui con lo staff della Binda, con il presidente. Allora, è stata una settimana molto impegnativa, però direi che poi è stato veramente bello. Vuoi commentare com'è andata oggi? Beh, è stata una 100ª edizione veramente sofferta, è stata una 100ª edizione che ha avuto tantissime difficoltà. Ieri sera il prefetto Dario Caputo, a cui devo veramente un grazie di cuore, ma a tutte le forze dell'ordine che hanno dato una grossissima mano, la polizia, le polizie locali, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Questura, hanno dato una mano perché ieri sera si poteva anche interrompere questa 100ª Tre Valli Varesine, purtroppo per un'allerta meteo che ci ha tutti veramente agitato. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze. Spero, siamo riusciti a portarla a termine, spero nel miglior dei modi. Un grazie di cuore a tutto al mio staff, a tutte le persone che lavorano dietro le quinte della Tre Valli Varesine, a tutte le persone che danno il cuore per questa corsa. È veramente esatto, mi dice Sergio Gianoli, nostro addetto stampa, e quindi direi che per noi è una soddisfazione averla portata a termine. Questo ci dà la grinta per guardare avanti e per guardare in futuro con un occhio critico sempre nei nostri confronti per poter migliorare, ma però con un occhio di speranza per cercare sempre di migliorare e portare la nostra città ad alti livelli come quest'anno siamo riusciti. Allora, io ho visto una grandissima premiazione con tantissima gente, un entusiasmo che non si vedeva da tanto tempo qua a Varese. Vi vedo provati ma felici. Sì, sinceramente provati sì, perché è stata veramente un fine settimana durissimo, una gran fondo, Tre Valli Varesine, 1800 iscritti, 1600 partenti, 20 paesi di tutto il mondo. Mi è piaciuta una definizione che è stata fatta, è venuto il ministro, abbiamo avuto il ministro Giorgetti, è venuto, ci ha dato la sua solidarietà, ma più che altro anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stata la Tre Valli Gran Fondo, è stata definita una piccola Cernobbio per le persone che De Molli è riuscito a portare qui, che danno lustro e immagine a tutto il territorio, non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche a livello turistico e promozionale. Quindi per noi siamo orgogliosi, possiamo dirlo, della nostra 100ª e sofferta Tre Valli Varesine. Io direi un grandissimo lavoro e un grande premio. Prima, durante la premiazione, c'è stato un grande boato, io penso che l'avete sentito. Sì, certo. Questo podio che sicuramente ci lusinga con dei corridori a livello mondiale, 16 pro team, anche la giuria ci ha fatto, sono appena uscito dalla riunione con la giuria, ci ha fatto i complimenti, per noi è andato tutto bene, non ci credevo quando me l'ha detto e quindi forse perché non sapevano tutto ma però dai, un po' di fortuna il cielo ce l'ha data. Allora, grazie per quello che avete fatto come tifoso e alla prossima edizione, la 101, che sarà ancora più bella. Grazie a tutti, grazie voi. Grazie a voi. Grazie.